frequenze di Radio Padania Libera. Indipendenza e disobbedienza, mi sembra di aver capito che i due termini debbano andare di pari passo, altrimenti non ne usciamo. Passiamo il microfono a Roma, perché c'è un professore di Roma che viene in una sala di Milano, piena di leghisti addirittura, a parlare di robe strane. Ha la cravatta verde, che via radio non si vede. E a lui chiedo se secondo lui, oltre al suo intervento, se e quanto questa battaglia può essere solo una battaglia della Lega o può essere invece una battaglia di tanti, se non di tutti. Grazie. Comunicazione di servizio, prima di iniziare. Quando abbiamo visto i nostri cari amici Prodi e Monti, state certi che quando ci sarà un processo non potranno invocare l'infermità di mente? Questo lo garantisco io, eh? No, perché poi questa è gente che... Bravo. No, perché poi volevo dire all'amico Claudio, è vero, pure io mi sono accorto dei succhi di frutta austriaci, Alpen Orange Saft. Mi inizierò veramente a preoccupare quando comprerò in pescheria i branzini pescati in Lussemburgo, perché ci arriveremo anche lì. Questa è l'Unione Europea, guardate. Allora, fatto questa battuta, io innanzitutto voglio ringraziare Matteo. Grazie, perché per essere arrivato a chiamare me, che vengo da Roma, e un fiorentino, perché Alberto è fiorentino. Eh sì, fiorentino, europeo, fiorentino. Vuol dire che ci crede veramente, vuol dire che ci crede. Allora io lo ringrazio e sono venuto immediatamente, questa mattina sono venuto da Roma e questa sera ritornerò a Roma. E grazie, ho fatto anche molti convegni per la Lega e tutte le volte vado con enorme piacere, perché trovo delle persone che hanno la capacità di voler capire. Perché qui è proprio qui il problema. Vogliamo capire realmente o ci vogliamo mettere come gli struzzi con la testa sotto la sabbia? Allora partiamo un pochino da... perché Claudio è stato bravissimo, mi ha rubato un sacco di... Lui mi frega sempre, parte prima, mi ruba la scena. No, perché ha perfettamente ragione. Quando lui dice queste cose ha perfettamente ragione. Allora vediamo un po'. Perché io sono un europeista convinto, convintissimo. Non tirate le arance oppure le uova, eh? Sì, naturalmente. Io sono un europeista convinto, certo, ma chi è che non è europeista? Chi è che non vuole una pace in Europa? Chi è che non vuole un progresso? Chi è che non vuole vogliamoci bene? Tutti, assolutamente. A chi non piace muoversi liberamente, accordi, eccetera. Accordi, poi abbiamo visto che quando ci toccano a noi, oppure siamo assaltati magari da paesi extracomunitari, non siamo più europei, mi sembra, no? Siamo italiani, non siamo buoni a mantenere i confini, eccetera. Vabbè, diciamo che siamo tutti europei, ma non mi riconosco nella maniera più assoluta in questa Europa, perché non era l'Europa che c'era stata venduta. Io avevo capito cose diverse, non so voi. Cioè, quando c'è stata prospettata questa integrazione europea, non era questa, ci avevano fatto capire altre cose. Allora siamo andati un pochino a scavare, perché è avvenuto questo? È avvenuto perché a un certo punto, da quel disegno di Europa degli anni Ottanta, no? Era giochi senza frontiere l'Europa, no? Perché oltre poi la sera si spegneva la televisione, stavamo tutti a casa nostra, no? Di più non si andava. Poi all'improvviso, non so perché, è successo che è caduta l'Unione Sovietica, no? All'improvviso, boom, è cascata come un castello di carte. E sono venuti meno certi equilibri, e il primo equilibrio che è saltato era quel muro di Berlino, che significava una Germania di nuovo unita. Questa Germania unita ha però creato altri problemi, cioè la determinazione di altri equilibri. E che cosa significava di fatto? Significava che in Europa ci dovevamo dare un diverso assetto. Chi è che erano preoccupati? E forse avevano anche, da un punto di vista storico, anche ragioni. I francesi se l'erano passata maluccio negli ultimi 50-60 anni prima, no? Scusa, grazie. No, farsi raccogliere le cose da un professore, scusa.
No, è un amico, è un amico. E che cosa è successo? È successo che i francesi hanno chiesto delle garanzie. Hanno detto, va bene, noi diamo il nulla osta, siamo fra le potenze vincitrici, diamo l'assenso, però vogliamo delle assicurazioni, delle grandi riassicurazioni. Ci dobbiamo unire sempre di più, perché di fatto il marco sta alla Germania come la bomba atomica nell'armamento militare francese. Era il simbolo del riscatto. I tedeschi, op torto collo, hanno detto, va bene, però attenzione, qui gestiamo noi la nuova giostra. Perché? Perché noi cediamo il marco, ma sai, ci sono gli spagnoli, ci sono i portoghesi, ci sono gli italiani, ci sono i soliti italiani che dicono una cosa e poi dire esattamente il contrario, buffoni. E quindi dobbiamo avere delle regole certe. E badate bene, io dico questo per introdurre quello che vi voglio dire dopo. Cioè, noi ci siamo quindi prostrati, noi abbiamo firmato in bianco, perché vedete, quei signori che abbiamo visto prima non credo che abbiano capito tanto. D'altronde non hanno capito che gran parte del costo della riunificazione tedesca l'abbiamo pagata pure noi, non anche l'hanno capito, perché l'abbiamo pagato anche noi, ma anche in termini politici abbiamo pagato questo, anzi continuiamo a pagare molto probabilmente ancora oggi in termini politici. Ebbene, ci siamo legati a questo sistema pensando tutte rose e fiori, poi però abbiamo visto che le cose non andavano così. Perché? Perché giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, si sono attivati dei meccanismi automatici, cosiddetti piloti automatici. È stata estraniata nella maniera più assoluta, ma totale, la politica dalla gestione. Vedete, l'euro è una scelta politica, è stata, no? Prendiamoci una moneta comune, così non ci litigheremo più, non ci ammazzeremo più, ci vorremmo bene, facciamo questo grande mercato. Hanno preso nella nostra buona fede questo principio, mentre invece serviva a qualche altra cosa, e l'abbiamo visto adesso, perché noi avevamo capito che serviva al servizio dei cittadini, non al servizio di quello che poi si è rivelato essere, e l'abbiamo visto. E quindi cosa è successo? Giorno dopo giorno, mese dopo mese, si sono attivati tramite trattati, tramite regolamenti, tramite le circolari, ci sono eserciti fra Bruxelles, Francoforte e Strasburgo, e tu me lo puoi tranquillamente confermare, di persone che lavorano intorno a un apparato per cercare di far capire il meno possibile ai vari stati quello che stanno facendo, perché poi questa è la verità, e questo è lo scopo. È vero, scusate. Proprio sono scientificamente, si mettono lì, vediamo un po' il modo per far capire il meno possibile a questa gente, perché sennò poi lo scoprono e sono dolori. E cosa è avvenuto? Che la cosiddetta politica è stata estraniata dai processi decisionali, ci si è praticamente affidati a questi meccanismi automatici che andavano avanti da solo, indipendentemente. Lo vedete questi parametri? Che poi, scusami, sono dei paracarri, non sono dei parametri, perché stanno lì fermi. Dice, ma io sto morendo. No, tu devi stare al 3%. Ma sto non lo vedi che muoio? Questo sta scritto sui trattati. Questo sta scritto perché tu hai firmato. Io non avrei mai ceduto il mio marco se tu non firmavi dicendo che ti saresti ucciso e immolato per Maastricht. Piuttosto, chi è che ha scritto morire per Maastricht? Ah, bravo, io ce lo porterei a Maastricht, guarda un po', scusate. Sentite, una battuta, vogliamo aprire una sottoscrizione per un bel viaggio a Natale, solo andata naturalmente, perché il biglietto di ritorno non è necessario, di Monti ad Atene, per trascorrere lì il Capodanno? Gli facciamo fare, glielo regaliamo su. Guarda, Claudio, io e Alberto pure subito. No, ma è chiaro, va a fare la passeggiatina nel centro, non c'è bisogno di scrivergli dietro sono Monti, perché lo riconosco. Facciamo delle telefonatine prima a degli amici, non vi preoccupate. Allora, cosa succede? Che di fatto, quando io dico la politica è stata estraniata, perché guardate, il trattato di Maastricht, quando Guarino, anzi mi permetto di portare i saluti del professor Guarino, perché gli ho detto vado, e mi ha detto, e ringraziali, perché
sono stati gli unici che mi hanno dato retta quando io ho sostenuto, e ha ragione, che Fiscal Compact è illegittimo, e gli unici che mi hanno dato retta sono stati quelli della Lega, mentre gli altri non hanno aperto neanche una bocca. Ma la cosa strana, lo sapete qual è? Che dopo aver individuato l'illegittimità del Fiscal Compact, qui in Italia zero, i tedeschi sulla base dell'osservazione hanno iniziato a fare il distinguo, guarda caso. E beh, sempre così, nemo profeta in patria. Allora, benissimo, perché io dico questo? Proprio perché nell'originario trattato di Maastricht, qui è il golpe, perché si parla di golpe perché l'ha tirato fuori Guarino, e cercherò di dirvelo in una maniera semplicissima perché io non sono un giurista, però credo di averlo capito perché me l'ha fatto ripetere talmente tante volte che alla fine l'ho capito. Cosa è successo? È successo che nell'originario impianto di Maastricht era previsto che gli obiettivi di crescita dei vari paesi fossero perseguiti con un certo margine di autonomia delle politiche economiche. Cioè, questi sono i criteri di convergenza, vi lasciamo a voi un certo margine di manovra per poter perseguire questi benedetti paracarri, che ho detto prima, parametri. Successivamente, in maniera molto subdola invece, i famosi regolamenti, quelli che fanno quei topini che stanno a Bruxelles, che stanno lì, capito, che si vanno a girare nelle varie, tanto paghiamo noi, quindi non c'è problema, hanno tirato fuori un regolamento esattamente nel 1466 del 97, quindi prima dei cambi irrevocabili, in quale ha praticamente la Commissione europea ha avocato a sé questi diritti, estraneando completamente i vari governi, cioè la politica, da qualsiasi potere decisionale, come per dire: voi non siete buoni a fare niente, ci pensiamo noi, ci pens me. D'accordo? Ho detto bene? Vabbè, ragazzi, ho studiato le lingue, poi c'è pens me. Bravo. Grazie. Però cosa è successo nel frattempo? Che siamo noi stati estraniati, la democrazia è stata estraniata, perché io ribadisco il concetto di poter sbagliare, con la mia testa, non con quella degli altri, perché ci siamo resi conto che alla fine noi stiamo sbagliando con la testa degli altri. Scusate se la chiamo testa, quella degli altri. Quando ci vuole, ci vuole. Scusate. Se no ve lo dico in romano e lo capite, però. Bravo. Ecco, bravo, ci siamo capiti, è una parola internazionale. Ecco. Allora, noi ribadiamo questo, cioè è stata estraniata nella maniera più assoluta la democrazia dal processo europeo, perché nel momento in cui si dice: guarda che tu non puoi più intervenire in nessun modo e in nessuna maniera nei processi decisionali, quando c'è un pupazzo, perché scusatemi se lo dico ma ne prendo ogni responsabilità, un Letta è un pupazzo, va bene, ecco, scusate, ecco, ve lo dico, il quale... Non scordatevi, adesso che se la fa sotto, e perché vi ricordo che il giorno 29 aprile, il giorno in cui ha avuto la fiducia del Senato, non si è neanche cambiato la cravatta, andate a vedere, e si è precipitato a fare l'inchino a Berlino immediatamente, per dire: cara signora, non vi preoccupate, non succede nulla. Ma d'altronde ci siamo abituati, c'è Matteo Renzi, scusa, il quale ancora non è niente, già è andato a Berlino a fare l'inchino, già è andato a dire: cara signora, se io un domani divento premier, non perché sono bravo, perché nel mio partito sono tutti cretini e quindi basta uno che, ecco, guardate che non cambia assolutamente nulla, non si preoccupi, io compitini li faccio lo stesso, non vi preoccupate. Meno male che ce n'è un altro di Matteo, no? Allora dico, io dico questo, cari amici, riprendiamoci le chiavi di casa, qui ci sono state tolte le chiavi di casa. Questo è il discorso. E guardate, quando si dice, perché la prima cosa è questa, ritornare la lira vuol dire tutte le belle cose che ha detto prima Claudio,
la prima cosa è riappropriarsi nella maniera più assoluta della politica economica tarata esattamente al nostro territorio, e noi sappiamo che il nostro territorio ha delle caratteristiche molto diverse da quella degli altri. Io me la sono presa, non voglio fare il nome perché sennò è brutto, però lo sapete, con un noto giornalista corrispondente di stampa estera. Non lo diciamo, abbiamo mangiato una bellissima cotoletta, è buona. Questo signore diceva: i soliti italiani che fanno sfruttazione competitiva, vergogna! E io ho detto: ma guarda che la sfruttazione la state facendo voi adesso nei nostri confronti. È chiaro, no? Come ha detto Claudio, scusate, il Marco starebbe almeno al 30%. E allora che cosa succederebbe? Perché veniamo sul territorio. Succederebbe che se noi tornassimo alla lira, al fiorino, al ducato, lo vogliamo chiamare? Io lo chiamo Baiocchi, perché venendo da Roma chiamiamoli Baiocchi. Quando andremo a comprare il latte costerà sempre 1,65, ma non lo chiameremo euro, lo chiameremo fiorino, ducato. Solo che sugli scaffali troveremo non più il latte fatto nella Baviera, ma il latte padano. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché potremmo continuare a pagarlo un fiorino e 65, una lira 65, quello che volete voi, mentre invece il tedesco comprerà anche quello padano, perché gli costerà un euro, o quello che sarà, se magari loro tornano al marco, quanto costerà? Un euro e 30, un euro e 25? Esatto, mentre invece quello della Baviera noi lo pagheremo un fiorino e 90, va da sé che noi compreremo quello nostro, che fa l'altro anche più buono, fra l'altro, scusate. E così su tutto, su tutto. Ve lo ricordate quando noi riuscimmo negli anni 80 a produrre la tema? Ragazzi, non si vedeva una Mercedes in giro, non se ne vedeva una, non se ne vedeva. Questo è il discorso. A noi non ci manca nulla, nella maniera più assoluta. Questo è il quarto d'ora che è scattato e che devo finire. Allora finisco. No, è giusto. Poi iPhone c'ha ragione. Mi avevi detto di darti un calcio. Esatto, esatto. I calci li riserviamo ai signori. No, ma poi ti do anche qualche calcio. Esatto. E poi vi dico questo. Si parla tanto di rivedere i trattati, no? Rivediamoli. Chi ci mandiamo? Monti e Letta a rivedere i trattati? Così finiscono, scusate, così finiscono, e qui lo dico io, di farci un sedere così, visto che non l'ha detto lui, lo dico io. Laura, sì, perché poi succede questo, scusate. Va bene, ma è scaduto per loro. È scaduto per loro. Certo, è scaduto. Allora dico, non abbiamo paura, riprendiamoci le ste benedette chiavi di casa e finiamo di piangerci addosso. La casa brucia, brucia. Apposta sono venuto da Roma.